Cavolo, è che mi ha chiamato? Hello, my old friend, Bozzy. How are you? Jerry. Fine, yeah. Grande, Jerry. How are you? It's fine, thank you. My old friend. Yeah. Okay, I'm in Italy now. Now in Italy for a reunion with the staff the black, Milan. No other colors. Yeah. My presence is yesterday. Not that much problem. No, I can come. I don't know. It's very difficult, soccer market is long time. Money. But this new home for Devil, San Siro, is work in progress. I'm back sometime in Italy for follow my team. No problem. Is money no problem? No. A new home San Siro. No. New home Devil. It's a long time, so the best player. I'm Ponin Fiducius, my team. Your best friend, my old friend. Zlatan is the best dirigent for my Milan. Lunga data. Keep calm. Yeah, my old friend, Bozzy. Now subscribe to your channel, okay? Yeah, subscribe in your channel and like and comment, please, in chat, my old friend. No problem. I discuss with my team for balance, budget, no problem, money. I'm victory in the long time. Keep calm. Relax, buddy. Money. I'm working for new Milan, for the best Milan in new time. Yeah. No, sì, yeah, come yeah. Si dice, comprare. Made in the USA, Tutto bene? Tutto bene? Oh yeah, grande Bozzy. Devandare. È stato un piacere, vecchio amico, ma vecchio friend. Bye. Yeah, no problem, for fun, no problem. Hai money, cash? Di tutti i colori, ma li voglio un gran bene. Avete visto, è arrivato a Milano ieri a sorpresa, anche perché deve presenziare a degli eventi. E comunque ha approfittato per fare questo summit con tutto il team per quanto riguarda calciomercato, trasferimenti, vendite, budget. Speriamo che questa sia la mossa giusta, che prenda per porti sti giocatori, Fofana, Pavlovic, Fulkrug, si prendano e che sia finito. Perché adesso, ragazzi, si stanno muovendo tutti gli altri. I big hanno iniziato a muovere i primi passi e con quelli noi non possiamo competere. Allora dobbiamo battere sul tempo, abbiamo già perso troppo tempo, scusate il gioco di parole, la ripetizione, e dobbiamo poi portarceli a Milano, perché è normale che vogliono venire al Milan, sì, ok, va bene, è una nota positiva, è un punto a nostro favore, però qui vogliono le società, però li devi acquistare, vogliono i soldini, e se tu non dare i soldini, arrivare il prossimo, Manchester United, Atletico, Inter, come abbiamo visto con Taremi, non dare soldini e tu far partecipare i giocatori, è naturale. Ora speriamo questo suo arrivo risolva qualcosa, strighi la situazione, solo che ragazzi, qui è grave, che uno debba venire da New York per prendere un acquisto. No, fate un po' voi, io, per l'amor del cielo, poi se arrivano sono contento, li dico bravi, ma bisognerà vedere le uscite, perché io ancora mi fido, ho paura che qualche eccellente uscita l'avremo, occhio. Però intanto se fanno venire Fofana, Pavlovic e Fulkrug, non c'è che dirgli bravi, perché la squadra è già abbastanza completa, mancano quei ritocchi che servono, ok? Però diamoci una mossa, che il tempo sì, il tempo, aspetta e spera, raga, non è che bisogna dormire su sette guanciali, dai, vediamo se succede qualcosa, dice Fofana, accordo raggiunto, da limare un po' di cose, su bonus. Siamo fiduciosi, siamo ottimisti, che vi devo dire? Vediamo che la sua visita a Milano sia qualcosa di positivo. O è una solita buffonata. Vabbè, ciao.